È nata una nuova associazione che raggruppa i residenti e i proprietari della nostra zona costiera. La nuova associazione si chiama appunto Proprietari e Residenti della Marina Marsa. Ne fanno parte Pozzallesi, Rosolinesi e Spicesi, come dire, a rimarcare proprio l'appartenenza e l'identità della zona. Presidente dell'associazione è Salvatore Guastella, che abbiamo incontrato e che ci ha spiegato i motivi della nascita dell'associazione. E allora la prima domanda che abbiamo fatto a Salvatore è perché e com'è nata l'associazione Proprietari e Residenti della Marina Marsa? Sì, l'associazione nasce per evidenziare le problematiche che ci sono nel territorio Marina Marsa, che specialmente nel periodo invernale, diciamo, è abbandonata a se stessa. Situazioni che possono essere di vario tipo, che, diciamo, problematiche che vanno affrontate, e quindi abbiamo deciso di fare un'associazione che rappresenti un po' i proprietari e i residenti, in modo che si possa interloquire più facilmente con l'amministrazione comunale. Salvatore, l'associazione è nata per tutelare il territorio e allora ti chiedo, secondo te, quali sono i temi attuali più urgenti da affrontare? Il più urgente di tutti è senz'altro il problema delle saie e dei canali, non proprio legato alle saie e ai canali, perché esistono da 50, 60, 70 anni e non hanno mai creato nessun problema idrogeologico che possa, come dire, far pensare un intervento urgente o un intervento comunque robusto da parte dell'amministrazione. Ma legato più che altro a un'ordinanza e a delle determine fatte da parte dell'amministrazione, a un consorzio idraulico che è stato creato qualche anno addietro da cinque residenti e che adesso è rappresentato solo da un'unica anima che sta lottando, pensando che casa sua si allaghi perché i canali o le acque non fanno defluire l'acqua, ma dimenticando un principio naturale che è quello dei vasi comunicanti, che essendo casa sua 1,74 m sotto il livello del mare, quando piove l'acqua lì stagna. Ma è un problema che è sempre esistito ed è un problema fisico, non è un problema di canale di scolo. Hai citato più volte l'amministrazione comunale spicese e allora la domanda non può essere che questa, Salvatore. Quali sono le vostre richieste che fate all'amministrazione Muraglie? Chiediamo e ribadiamo quello che abbiamo già detto verbalmente da diversi anni a questa amministrazione con a capo il sindaco Muraglia. Chiediamo che se l'amministrazione si accerti che effettivamente esiste un problema dei canali di scuola e delle saie, facendo uno studio con dei geometri, con degli ingegneri idraulici, non so ora il termine giusto, comunque che capiscano di che cosa si stia parlando, e in modo che se effettivamente da quello studio nasce un problema, il comune possa sviluppare un progetto serio, e l'ufficio tecnico a capo, per poter eventualmente risolverlo. Invece noi ci troviamo davanti a una situazione, e questo diciamo lo ribadiamo da diversi anni a più interventi. Invece ci troviamo davanti ad una situazione dove un'associazione con una ditta X che, diciamo, pagata con i soldi dei cittadini spicesi, fa degli interventi senza che ci sia un progetto, senza che ci sia un lume che indichi quale sarebbe prima il problema e dopo la soluzione di questi interventi. Quindi, non per niente oggi ho scritto una PEC al Comune come associazione che chiedo di essere, che chiedo che ci ascolti al più presto. Noi abbiamo indicato
48 ore, perché proprio in questi giorni, precisamente nella giornata del 9 luglio, il Comune fa un nomina per la terza volta in poco tempo un ennesimo commissario che è di parte, però io voglio restare su quella che è la diplomazia e la burocrazia degli atti e voglio fare i passi legali, e quindi abbiamo chiesto un incontro urgente al sindaco Muraglia. Ringrazio Salvatore Guastella, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.